A Sant'Egidio del Monte Albino il sindaco, pur stando ancora a casa per precauzione, continua il suo lavoro ed è in continuo contatto con la polizia urbana locale e gli amministratori. Sul territorio di Sant'Egidio sono 6 i casi accertati posti in isolamento, con relativi tamponi effettuati ai familiari dei contagiati, i cui risultati però si attendono ancora. Nel mentre, il sindaco ha voluto donare una quantità di mascherine all'ospedale Andrea Tortora, riconoscendo agli operatori sanitari i sacrifici che stanno facendo. Ad Angri sono 4 i contagiati accertati di nuclei familiari diversi, per cui si corre il rischio di avere per davvero alcuni focolai di contagio che possono diventare pericolosi. San Marzano vede un altro caso acclarato di contagio, per cui sono 5 gli accertati sui quali si sta già operando sul piano sanitario e sull'isolamento. A Corbara nessun caso acclarato positivo, ma solamente i nuclei familiari posti in isolamento, costantemente seguiti ed assistiti dal sindaco Pietro Pentangelo, che instancabilmente controlla strade e viuzze della cittadina per evitare passeggiate o quanto altro. A Pagani la novità sul piano politico-amministrativo è stato l'arrivo dei 2 commissari prefettizi che stamattina si sono incontrati con il presidente del Consiglio Comunale, la segretaria ed alcuni consiglieri comunali di maggioranza e minoranza. I commissari molto affabilmente hanno chiesto collaborazione a tutti, al di là dei ruoli e delle appartenenze politiche, non mancando di chiedere anche alla stampa di dare una mano nel mantenere i contatti con la città e i cittadini. Hanno detto i funzionari dello Stato che la situazione è particolare e difficile, dato anche il momento particolare e critico, ma hanno aggiunto che si può e si deve lavorare perché i problemi tutti insieme si possono risolvere. A breve avranno anche un incontro con la Protezione Civile per coordinare il lavoro in merito al coronavirus, del quale i responsabili sanitari hanno ribadito che sono 8 i contagiati e si aspettano i risultati di almeno 4 ammalati che sono oggi in isolamento e che potrebbero far diminuire ancor più il numero dei contagiati paganesi. Nelle ultime 48 ore non si hanno notizie di contagio. Certo, una persona indicata per contagiata è risultata non colpita dal virus. Ciò non deve certamente farci ritenere che il pericolo è passato, ma ci deve indurre comunque a vivere con attenzione e rispetto delle ordinanze e dei decreti. Una signora di Pagani, signora Primavera, ha voluto donare circa 40 mascherine a chi non ha avuto la possibilità di approvvigionarsene. Le mascherine saranno consegnate quanto prima ad alcuni conventi e alcune case famiglia dove sono assistiti gli anziani.